Gianni! Gianni! Dov'è? Gianni! Eccomi Giada, arrivo! Eccomi, un attimo, dammi il tempo! Gianni, sei in ritardo! Lo so, sto provando il mio schermo! È iniziata la puntata, salutiamo i nostri amici! Ok, vai! Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Guarda che bello Giada, posso fare un sacco... Ma è bellissimo! Posso fare un sacco di salti con il mio super skateboard gormitico! Ma posso provarlo? Ah no! È mio, tu usa gli altri giocattoli che ho portato! E dove sono? Lì, uno è lì, uno è lì, dai, non vedi? Ma Gianni, ma mi stai prendendo in giro come sempre? No, guarda, non c'è niente! Giada, è un effetto invisibile, se tu fai una magia diventano realtà. Vediamo. Vai. Wow, ma allora era vero! Te l'ho detto Giada, guarda qua quanti giochi, abbiamo il bowling. Le pistole! Le pistole d'acqua, lo skateboard, guarda, ce n'è uno per te Giada, se lo vuoi è tuo. Il monopattino! Questo qua è un pochino piccolo per te lo Giada. Lo so, però... Però è bello! È bellissimo! E adesso Giada ti sfido con la pistola gormitica Gianni, d'acqua. No, adesso non possiamo perché dobbiamo ricordare ai nostri amici che oggi finisce il concorso Vinci Gormiti. È vero, avete partecipato? Se avete vinto mandateci le vostre foto perché noi siamo davvero curiosi. Sì? E adesso Giada c'è un'altra sorpresa. Sì, c'è qualcuno che ci vuole conoscere. Un amichetto. Ciao Federico! Come Ciao. Stai? Bene. Bene, oh, ma da dove ci stai chiamando? È dalla Lucina, credo che... No, dalla città. Dalla città. Da che città? Da dove Forli. Vivi? Da Forli. Ah, ok. Vabbè, un po' distante, però va bene. In questo momento siamo vicini. Come stai? Stai giocando, vedo. Sì. Con i tuoi super gormiti. Ho una cosa nuova che ho comprato in edicola. Cosa hai comprato? Facci vedere. Le nuove bustine dei gormiti ne ho comprate due. Ah, bravissimo. Ma hai fatto la sfida? No. No, no, ma lui le apre, le guarda e ci gioca. Devi fare la sfida, sfida la mamma magari. Ma scusami, non sei curiosa di chi è che hai trovato? No, lei mi fa lei non vuole, ok. Okay. E Arnica. Ah, che forti, bello. forti. Ma lì cos'hai in cucina lì? Vedo, hai fatto mangiare i gormiti, avete fatto il titano. Hanno fatto un pranzo insieme, sono tutti. C'è l'ortitano. L'ortitano che piace tanto a Giada. Sì. A me piace tanto. Poi? Facci vedere. Poi... Achilos. Achilos. Giusto. Poi ma ne hai davvero tanti comunque. Zarnok, il titano degli elementi che noi abbiamo qua in gigantografia. Sì. Guarda qua. Hai visto? È grande. Ho visto, guardo sempre da volte triste. Tu guardi il Gormiti Show, quindi ci conosci, vero? Gianni, ma l'hai visto anche tu? Sì! Il codice sconto! Il codice sconto! L'hai visto il codice sconto, Fede? Sì! L'hai visto? Ah! Ma allora, cos'è? Questo codice sconto è molto molto importante perché una volta che lo vedi devi andare sul sito di Giochi Preziosi, puoi scegliere tutti i gormiti che vuoi e quando stai per comprarli lo inserisci e pure lo sconto. Esatto, è uno sconto per tutti i giocattoli. Ma adesso proseguiamo, quindi stavi dicendo che avevi il Titano degli Elementi, Lord Titano, poi... Krobok, ce l'ho tantissimi. Ma anche le Hyper Beast o mi sbaglio? Sì, le Hyper Beast. Vero. Ma cosa fai? Inventi delle storie, fai dei combattimenti? Sì. Come ci giochi di solito? Di solito ci gioco a volte. Però il mio preferito rimane il Titano perché è forte. Il titano pensa che è il supremo di tutta Gorm. Lui, anche a me piace tantissimo il titano. Il titano, guarda intanto quanto è grande anche rispetto agli altri. Lui veglia su tutta Gorm. Sì. Ma tu sai la storia del titano? Te la ricordi? Non me la ricordo molto. Devi guardare il cartone animato perché lì spiegano tutto. Spiegano tutto benissimo. È veramente forte, forte, forte. Ma del Gormiti Show cosa ti piace? Lo so solo che è una battaglia tra Caos, Interlizione e Ordine dei Sonar. Sì, diciamo sì, tra il bene e il male, ok? Lui ha questi due bracciali intorno diversi. Intorno a lui che diciamo crea un equilibrio
tra i Solar e l'Eclipse, che appunto sono il male contro il bene, giusto? Il bene contro il male. Ora del Titano era una pietra, poi ecco solo a diffondere il caos. Bravo, bravo, vedi, allora, sai, ricordo, sai, allora. Storia, sai. Sì. Ma del Gormiti Show cosa ti piace? Quando vedi il Gormiti Show qual è la parte che ti piace di più? Che non vedi l'ora di vedere. Mi piace quando ci carichiamo al computer. Ok, a lui gli piace la diretta con i nostri piccoli amici. Ma è bello, anche a noi piace tantissimo perché possiamo conoscervi, vero, e chiacchierare un possiamo, pochino con esatto, voi. Esatto, con questo poi periodo che dobbiamo tenere distanze siamo riusciti a trovare questo meccanismo. Ma chi vince tra Johnny e Giada durante le battaglie gormitiche? Oh, lo dici sempre, Johnny! Per me a volte vince... A volte vince... Giada o Johnny? Sì, ma... A volte, a volte Giada o Johnny, a volte Giada, sempre Johnny. No, a io volte sono, Giada e a volte Johnny, ha detto lui ha ragione, a volte devo Johnny, ammettere quindi... che siamo forti entrambi, dai, va bene Giada, sei forte anche tu. Oh, grazie. E la sfida è la sfida alle collezioni nuove, ha trovato il titano degli elementi, tu hai trovato l'oro trick. È vero. Ci sta. Ma vuoi dirci un'ultima cosa prima di salutarci? O farci una domanda o salutare i tuoi amici? Esatto, una domanda curiosa che vuoi fare direttamente a me, a lei o qualsiasi cosa prima di salutarci. Una domandina dai, ci può stare. Fagliela. Vai, una domandina ci può stare. Faccela. Quando Eklos ha svegliato il titano, lo Sol era debole. Gliel'hai fatta la domanda? Sì. Ah, ok. Aspetta, quindi... Ripeti la domanda. L'ho sentita. T'ho sentita a scatti. Quando Eklos è diventato sempre più forte, Sol era debole? Sì, si era indebolito per forza, perché Eklos, c'è da dire che essendo anche cattivo è molto forte, Molto potente. Eklos è molto potente, è vero. Allora, noi ti lasciamo con i tuoi amici gormiti, perché immagino che avrai un sacco di storie da inventare. Noi ci salutiamo in questo modo. Allora, devi aprire le braccia così, bravissimo. È bravissimo, lo sai, ci stringiamo. E ci stringiamo, è come se ci dessimo un super abbraccio. Un gorm abbraccio. Noi ti salutiamo. Ho fratello, ve lo presento. Ah, c'è tuo fratello. È scappato. Tanto rimane abbracciato. Ah, ok. Vabbè, salutacelo. Quanti anni hai? Salutalo. Noi? Sì. E noi siamo un po' grandi. Tu invece quanti tu invece ne hai? Non l'abbiamo chiesto. Sei? Ah, ok. Quando ne fai sette? Ma settembre, l'11. Ah, ok. Vabbè, tra qualche mesetto. Va bene, allora salutaci tuo fratellino e noi ci salutiamo. Ti mandiamo un mega bacione. Ciao, grazie per essere stato con noi. Ciao. Parlare con i bambini Giada è davvero bellissimo. Hai proprio ragione, Johnny. E partecipare al Gormiti Show è facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com. Mandate la vostra candidatura, vi aspettiamo qui virtualmente. Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Oggi ci sono arrivate un bel po' di foto. Vai, andiamo, via. Allora, la prima foto ce la manda Francesco. Ok. E ci ha mandato la foto di tutta la sua collezione. Sono tantissimi, posso contarli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi sa che ci impieghi un po' troppo. 11, 12, 13, 15. C'è anche il titano, guarda. Sono tantissimi. Anche l'autore degli elementi, wow, ne hai tantissimi. Guarda che se ti sfida secondo me ti batte sicuramente. Può essere, non è detto perché sono molto forte. Grande Francesco, grande. Giovanni invece ci manda una sua foto e ci scrive un abbraccio gormitico a Gianni e Giada, spero di battervi presto con le bustine. Ah, ci sfida! Allora, caro Giovanni, contro Giada effettivamente sì, hai la possibilità di vincere. Che simpatico che sei! Contro di me devi allenarti tanto, Ma secondo me ti batte, anzi devi batterlo. Può essere, vabbè, ti aspettiamo qua per una sfida gormitica, ti aspettiamo. Poi c'è Leonardo con la sorellina che ci scrive. Sì. Ciao, sono Leonardo, ho 7 anni e sono un grande fan dei Gormiti. Vi seguo sempre dalla Germania, Wow. Con la mia sorellina Clarissa.
Vi voglio mostrare la mia gormitica collezione. Vi seguo sempre con affetto, Leonardo. Grazie. Grazie, ti mandiamo un super bacio. Che carini che siete. Poi guarda quante cose avete. Sì, hanno anche lo zainetto. Zaino, la Iscador, la torre, tutti i l'ortitano gormiti. Vedo l'ortitano, anche il bracciale. Wow. Grazie mille per seguirci, davvero. Continuate a mandarceli i disegni, le dediche. A noi piacciono tantissimo, sì. Non scherziamo. Ci piacciono. Mandateli davvero tutti a gormitishow.com. Ok, Giada, è finita la puntata. Salutiamo i bambini. Dobbiamo salutarli, però voi continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Condividete il video e mettete tantissimi like per restare sempre aggiornati. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.